speriamo. La novità è che per la seconda volta, anzi forse per la terza volta, perché già c'era stata una pronuncia dei giudici napoletani a favore di Maradona, per la terza volta la Cassazione chiarisce che l'istanza di autotutela presentata anni fa per chiedere al fisco di chiarire che Maradona non è mai stato un evasore fiscale andava accolta, non doveva essere dichiarata inammissibile, non ci doveva essere nessun diniego, perché quell'istanza in autotutela appunto rappresentava la mancanza di qualsiasi ipotesi di violazione fiscale e che soprattutto non ci potrebbe essere da parte dello Stato un caso di doppia imposizione tributaria nei confronti di un contribuente. Invece purtroppo anni fa nessun responsabile del procedimento, nessun dipendente degli uffici di Equitalia ha avuto il coraggio di chiudere quella vicenda, di leggere le carte. Io sono sicuro che molti sapevano che Maradona era innocente, non si può dire non lo sapevamo, lo ha detto oggi la Cassazione, no, tutti quelli che dovevano saperlo, gli addetti ai lavori, i responsabili di Equitalia sapevano che Maradona era innocente, ma nonostante ciò hanno preferito utilizzarlo come capo espiatorio della lotta all'evasione fiscale, punire Maradona per punire tutti, doveva passare questo messaggio, e invece oggi mi piacerebbe che passasse il messaggio che Maradona ha detto la verità, ancora una volta quello che lui ha detto è la verità, e soprattutto che il fisco deve essere trasparente e giusto con i contribuenti, tutti devono pagare le tasse in maniera proporzionale, ci deve essere un confronto e non ci devono essere più persecuzioni come quella che ha subito Maradona, che è un caso simile se non più grave di quello di Enzo Tortora. Se il governo, il ministro, in autotutela d'ufficio che chiude questa pratica, potrebbero all'udienza dichiararsi cessati gli altri procedimenti che sono ancora in corso. Io penso che una pagina bella di questa storia potrebbe essere proprio un intervento da parte del ministro del governo attuale, che non è responsabile di queste, di questo scandalo, di questa persecuzione. Ebbene, il ministro potrebbe avvocare a sé la pratica e in autotutela d'ufficio risolvere la questione e dichiarare definitivamente cessata la materia del contendere, senza aspettare anche gli ulteriori procedimenti che sono in corso, che verranno chiamati alle prossime udienze e dove si dovrà ripetere sempre questa storia, perché ormai tutto il mondo sa che Maradona non è stato un evasore fiscale. Quindi il governo potrebbe chiudere questa pagina con un intervento, con delle scuse, perché se vogliamo parlare di danni, i danni sono veramente incalcolabili. Questa procedura avanti per 12 anni e quindi paga il condono, quindi paga ed estingue anche la litteratura. Rispetto a Maradona, perché Maradona, dobbiamo anche dirlo, non partecipò a questi giudizi perché all'epoca era ricoverato a Cuba per problemi di tossicodipendenza, di droga, di cocaina, sarà insinuita. Quindi lui non riceve mai le notifiche e non si difende mai. Vincere anche due studenti alla squadra. Guidò la battaglia tra virgolette tra gli argentini e gli inglesi con il famoso gol di mano, avvocato di tutti noi, e ancora oggi infatti quell'immagine di campo se la gioca un po' con San Gennaro. Oggi i dirigenti probabilmente quindi istituzioni attuali, governo, ministro, guardata le conseguenze, quindi tutti questi 5-6 procedimenti.